Buonasera. Oh, buonasera. Mi scusi il ritardo. Non ci speravo più. Neanch'io. Prego. È proprio incredibile. Grazie. È veramente molto bella la sua casa, complimenti. Abbiamo comprato questa casa esclusivamente per il giardino. Mio marito ha la passione per le piante tropicali, desiderava uno spazio. Vuole vederlo? Mamma, l'accompagno io. Volentieri. Prego, si accomodi. Grazie. Ecco, questo è il regno di mio padre. Molte di queste piante sono rarissime e molto difficili da coltivare qui a Milano. Fa tutto da solo. Beh, è molto bravo. Sa che anche a me piacerebbe avere un hobby di questo tipo. Ma a proposito, la sua ipoterapia come va? Molto bene, grazie a lei. Vede, io credo moltissimo in questa terapia, perché i bambini acquisiscono delle capacità, si calmano e prendono confidenza con gli animali. Sa, sono bambini con dei problemi. Lo immagino. Ma lei che cos'è, una pediatra? Un assistente sociale? No, niente di tutto questo. Io lavoro come volontaria per la Croce Rossa. E le piace? Sì. Beh, non lo so, in realtà non lo so. E evito anche di domandarmelo, perché non è che abbia combinato un granché finora. Ah, ma lei è molto giovane. Ha molto tempo davanti. Ah, grazie.